Buongiorno ragazze, eccomi tornate in un nuovo video, in un nuovo vlog. Oggi ho deciso di vloggare un pochettino qui a casa, visto che non devo andare a lavoro, non devo uscire. Una giornata tranquillissima. Qui in casa sono ancora in pigiama, sebbene io sia sveglia da diverse ore ormai. Ho fatto un po' di lavori al computer e sono rimasta in pigiama, bella bella comoda. Però adesso direi che è arrivato il momento di andare a cambiarmi, anche se in realtà io vorrei stare in pigiama tutto il giorno. Comunque voglio farvi vedere oggi alcune cosine che ho comprato ieri. Siamo stati nel centro commerciale, ho fatto un piccolo shopping, quindi vi faccio vedere le cose che ho preso. Tra l'altro stavo anche pensando di lavarmi i capelli già stamattina, così non ci penso più e stasera non devo perdere tempo per farlo, lo faccio adesso così sono a posto. E tra l'altro l'altro giorno mi è arrivato un pacco da YesStyle, è un negozio coreano che vende un sacco di prodotti beauty, di make up appunto coreani, asiatici, quindi ho fatto un po' di shopping, mi hanno dato la possibilità di provare alcuni dei loro prodotti, quindi ho scelto un po' di cose che mi sono arrivate l'altro giorno. Le ho aperto la scatola perché in realtà non ero sicura del suo contenuto, perché quando hanno suonato non ero a casa, quindi hanno lasciato il pacco in giardino, l'ho trovato e non sapevo da chi arrivasse, quindi l'ho aperto. Però non ho provato assolutamente niente, tutto ancora bello confezionato, proprio perché volevo farvi vedere tutte le cosine che ho preso. Facciamo un unboxing insieme oggi. E magari perché no, proviamo anche qualcosina, visto che ci sono sia prodotti di make-up, e devo andare a truccarmi perché sono completamente struccata, ma ci sono anche prodotti di skincare, prodotti beauty. Quindi stavo pensando di utilizzare alcuni di questi prodotti in questa routine giornaliera. Oggi li proviamo insieme. Ed eccomi qui nel mio bagno. Tra l'altro noto che quando registro in bagno c'è un po' di rimbombo, forse perché ho chiuso tutto e non ci sono grandissimi mobili, quindi si crea un po' questa sorta di rimbombo. Comunque sì, sono ancora in pigiama, alla fine non mi sono ancora cambiata e penso resterò così per un po' di tempo. Comunque questo pigiama, in tantissimi mi avete chiesto dove l'ho comprato, ed è di Primark. L'ho preso da Primark un mese e mezzo fa circa. È comodissimo, è morbidissimo, è fatto bene, l'ho pagato davvero poco e mi piace molto, tant'è che ieri quando sono stata appunto da Primark ne ho preso un altro di questa linea, perché davvero per quello che costa. Comunque adesso vado a lavarmi i capelli così non ci penso più e poi facciamo l'unboxing di questi prodotti e vediamo quali prodotti posso utilizzare questa mattina di beauty, di skincare, se c'è qualcosa, perché ho preso un po' di cose quindi non mi ricordo con esattezza tutto quello che ho scelto, però se c'è qualcosa che posso utilizzare già questa mattina prima di andare a truccarmi, la proviamo ovviamente insieme. Asciugata completamente i capelli, ho dato una passata veloce di phon, non ho passato la piastra perché cerco di farlo il meno possibile per rovinarli appunto il meno possibile, quindi una passata velocissima di phon giusto per asciugarli, anche perché altrimenti mi viene mal di testa e specialmente con questo freddo, cioè, non ce la posso proprio fare. E mi sono anche cambiata, ho messo una maglietta anche se in realtà sotto ho ancora i pantaloni del pigiama per essere comoda. Detto questo, ci spostiamo in sala da pranzo così facciamo una selezione dei prodotti che posso utilizzare adesso prima di andare a truccarmi. Tra l'altro non mi ricordavo, ma questa maglia che ho preso anni fa dai cinema in realtà è completamente rovinata. È stata gioia, ce l'avevo in braccio quando ero un pochettino più piccola, vi parlo ormai di un anno fa se non di più. Si era spaventata e ha iniziato a grattare proprio su queste maniche. Tra l'altro anche da quest'altra parte è completamente rovinata, vedete, tutta tagliata. E quindi mi sa che è meglio buttarla e vado a mettere qualcos'altro. Non mi ricordavo più, mi sono accorta adesso di avere le maniche completamente rovinate. Ed eccoci qui. Se sentite un po' di rumore è perché c'è accesa la stufa qui accanto, in quanto in questi ultimi giorni fa un pochettino più freddo e quindi ho acceso per scaldare un attimino. Comunque, ho preparato la scatola e all'interno, come potete vedere, ci sono davvero tantissimi
tantissimi prodotti, c'è davvero l'imbarazzo della scelta oggi, perché ci sono un sacco di cose da provare, guardate un po'. Partiamo con i prodotti di skincare. Quindi al momento vado a togliere dalla scatola i prodotti di makeup e teniamo soltanto quelli dedicati alla skincare. Questi sono tutti i prodotti che ho ordinato dedicati alla skincare, però prima di partire con le varie maschere e sieri vi faccio vedere questa scatola bellissima, tra l'altro la trovo anche carina come idea regalo. Si tratta di una crema mani in 3 profumazioni diverse, infatti abbiamo la crema al formaggio molto particolare, il sorbetto e la crema pasticcera. Non so voi, ma a me quella che mi incuriosisce di più come profumazione è questa crema al formaggio, quindi vado ad aprirla. E tra l'altro la confezione è davvero molto bella e piccola, proprio perfetta da tenere anche in borsa. La vado a provare e devo dire che annusandola così mi sembra di sentire profumo di cheesecake, della crema classica che viene messa appunto nella cheesecake, quindi crema al formaggio. Si assorbe subito, non restano le mani appiccicose, cosa positiva perché odio utilizzare le creme a mani e poi avere le mani tutte appiccicose. Lascia sulle mani proprio un profumo di dolcetto buonissimo e a me personalmente questa profumazione ricorda tanto la cheesecake. Ottima crema a mani, mi è piaciuta molto, così come prima impressione. Poi ho voluto provare a prendere questo siero per le ciglia. È un siero che dovrebbe rinforzarle e di conseguenza renderle anche più lunghe. In passato avevo già provato un siero di questo tipo e era stato pazzesco, davvero fantastico. È da utilizzare la sera prima di andare a dormire sull'attaccatura delle ciglia, un po' come se fosse un eyeliner. Resta in posa ovviamente tutta la notte e dopo 2-3 settimane si dovrebbe già vedere un risultato molto buono. Quindi ho voluto dare una chance anche a questo prodotto coreano. Poi ho preso 3 maschere in tessuto, anzi 2 maschere in tessuto, che sono queste qui. Questa è una maschera alla banana e al latte, un po' come si intuisce dalla confezione, davvero molto carina, ed è una maschera elasticizzante e nutriente. Dovrebbe essere in tessuto, ora mi viene il dubbio, sì, ok, è una maschera in tessuto. Poi ho preso quest'altra maschera in tessuto che ho visto un sacco di volte da Sephora, mi ha sempre incuriosito, quindi quando l'ho trovata su questo sito l'ho messa subito nel carrello. È una maschera con estratto di uovo con acqua di cocco che va a illuminare e rassodare la pelle del viso, mi incuriosisce davvero tanto. Poi l'ultima maschera, ma in realtà non è una maschera, ma sono dei patch da mettere sui brufoli. Ebbene, se ho voluto provare a prendere una cosa di questo tipo che non ho mai provato, in sostanza si tratta di un cerotto che bisogna applicare sul brufolo, almeno questo è quello che ho letto, sul brufolo per non farlo gonfiare ulteriormente, assorbe il sebo in eccesso e quindi in teoria dovrebbe guarire il brufolo in giro di poco tempo, dovrebbe avere una rapida guarigione sul nostro brufolo. Curiosa di provarli. Ora però al momento non ho brufoli, grazie a Dio, e quindi oggi sicuramente questo non lo vado a provare. Ho voluto provare anche questa maschera di Dr. Jart, è una maschera da creare, infatti all'interno ci sono 2 miscele da unire insieme e da agitare per ottenere poi la maschera da mettere sul viso. Si tratta di una maschera modellante ed elasticizzante, mi incuriosisce anche questa davvero tanto. E l'ultima cosa che ho preso è questo siero, togliamo la scatola così non ci dà fastidio. Si tratta di un siero ultra idratante realizzato al 100% con acido ialuronico, adesso fa anche riflesso. È una confezione gigante, davvero grande, vediamo se riesco ad aprirla. Questo siero dovrebbe andare a rendere la pelle più morbida e più elastica. Tra l'altro il pack mi piace tantissimo, ci ha fatto secondo me benissimo ed è in vetro e ci sono all'interno, vediamo se c'è scritto da qualche parte, 150 ml di prodotto. Questo sicuramente mi durerà un'infinità di tempo e lo voglio assolutamente provare stamattina. E poi direi di fare
non so se fare una maschera in tessuto o se fare questa. Inizialmente ero partita convinta con questa, ma visto che è da fare e non ho molto tempo, forse è meglio scegliere una di queste due e direi di utilizzare questa al latte e banana e il siero all'acido ialuronico. Ed eccomi in bagno pronta per provare questi due prodotti. Vado a mettere il cerchietto così almeno i capelli mi restano un pochettino più in ordine e non si sporcano subito. Come prima cosa direi decisamente di provare questo siero all'acido ialuronico. Vediamo se riesco ad aprirlo. Non ci ho pensato di aprirlo prima di venire qui. Comunque questa confezione così minimal a me piace davvero molto. Pensavo che ci fosse una sorta di dispenser, chiamiamolo così, per dosare il prodotto. Invece è completamente aperto, quindi utilizzo un dischetto di cotone e vado a... Ok, non è necessario utilizzare il dischetto di cotone in quanto è un prodotto, guardate, gelatinoso. Pensavo fosse molto più liquido e invece... è molto gelatinoso e lo vado ad applicare su tutto il viso. Non ha una profumazione. Mi vado a prendere ancora un pochettino, però noto che fa fatica a scendere così, non so se lo sto facendo nel modo corretto. Comunque vado a metterne ancora un po' sulla fronte e sulle guance. Dicevo, non ha profumazione, a me personalmente non interessa, nel senso che anche se utilizzo prodotti profumati, a me piacciono, però non tutti amano utilizzare creme e sieri profumati perché possono dare fastidio. Questo non sa assolutamente di niente, non ha profumazione e si assorbe praticamente all'istante. Mi sembra di avere la pelle anche un pochettino più luminosa rispetto a prima. Sicuramente, oddio, mi stava cadendo. Sicuramente è un prodotto che andrò ad utilizzare sia la mattina che la sera e poi vi farò sapere fra qualche settimana come mi sembra. Come prima impressione mi è piaciuto, appunto perché si assorbe all'istante, non è appiccicoso, non lascia le mani appiccicose, non ho lavato le mani e sono perfettamente asciutte. Vediamo un po' come si comporta nel tempo. Adesso passiamo alla maschera. Maschera alla banana e al latte. Questa è una maschera realizzata con estratto di latte. Io appunto ho scelto questa che dovrebbe essere una maschera nutriente ed elasticizzante. Apriamola. Questa è decisamente profumata. Si sente tantissimo la banana. Tantissimo. Sembra quasi uno yogurt alla banana. Però non sto trovando, ok, non stavo trovando la maschera vera e propria. Tra l'altro è imbevuta tantissimo di prodotto, c'è un sacco di prodotto ancora all'interno. Adesso faccio vedere tutto oggi. La cosa che mi piace molto delle maschere coreane, asiatiche, è che sono imbevute davvero tantissimo di prodotto. La vado ad applicare, nel frattempo mi sta anche brontolando la pancia, quindi... la tengo in posa e poi vado a mangiare qualcosina. Si era interrotta la videocamera, comunque non spaventatevi, vi prego. Se mi guardo mi faccio un po' paura anch'io, però vabbè, lasciamo perdere. La tengo in posa adesso finché non si assorbe completamente, quindi temo di doverla tenere in posa davvero tanto tempo perché è imbevuta completamente di prodotto e noi ci vediamo dopo. Direi che è arrivato il momento di andare a rimuovere la maschera, anche se sento che non si è asciugata completamente, però ce l'ho su da più di 45 minuti. Adesso con le mani vado comunque a massaggiare per bene il prodotto che è rimasto. Sapete che lo faccio sempre e comunque si sente ancora tantissimo la banana. Ho la pelle morbidissima, davvero super morbida. Adesso torniamo in sala da pranzo, che così vi faccio vedere tutti gli altri prodotti di make up e direi che vado anche a truccarmi perché fra un po' si è fatta sera e sono ancora così. Voglio registrare un video oggi pomeriggio se riesco, quindi vado a truccarmi utilizzando insomma un po' di prodotti nuovi che ho ricevuto da loro.
Ho appena finito di registrare la clip dove vi facevo vedere tutti i prodotti beauty, ma è tipo durato tantissimo, quindi ho pensato di farvi vedere adesso più velocemente, perché altrimenti questo video dura un'infinità. Sono andata già a togliere tutto perché l'avevo fatto prima con voi, però non lo vedrete, tutti i trucchi dalle varie confezioni in carta. Partiamo. Allora, come prima cosa mi sono accorta quando stavo facendo l'unboxing prima di aver preso, cioè di aver scambiato questi due porta rossetti in due rossetti veri e propri, comunque in due burro cacai. Invece no, sono semplicemente dei porta rossetti. Ce n'erano tantissimi, io ho scelto questi due, in realtà li ho scelti per la profumazione, perché pensavo di trovare un burro cacao al profumo di gelato e uno al profumo di popcorn, invece no, sono semplicemente dei contenitori. Poi ho preso tre fondotinta cushion. Il primo è questo qui di Tony Moly, che ha lavorato con Moschino, o meglio Moschino ha scelto Tony Moly per realizzare questa collezione, e io ho scelto, sul sito c'erano tante cose, io ho scelto un fondotinta cushion, ovviamente c'è la sua spugnetta, e questo è il fondotinta con la scritta Moschino all'interno, e questo lo utilizziamo oggi. Poi ho scelto quest'altro fondotinta di It's Skin, questo nella colorazione 02, ed è un fondotinta con una protezione, un SPF di 50, così come questo. Anche qua ovviamente spugnetta e fondotinta che non ho ancora aperto, questi li conservo. Poi c'è questo di Misha è un brand che ho già provato per quanto riguarda la skincare, avevo preso una maschera, una black mascara, mi era piaciuta abbastanza, stesso discorso comunque anche qua, la sua spugnetta e il fondotinta che però ancora non ho aperto. Sono comunque colorazioni, queste due se non ricordo male, non troppo scure, quella più scura è questa qua di Moschino. Poi sempre di Moschino ho preso una tinta labbra e ho scelto questa che è la numero 1, si tratta di un rosso abbastanza acceso, quindi dopo proviamo anche questa nel make up di oggi. Poi non potevo farmi scappare una palette per gli occhi, e un po' come dice il nome stesso della palette, ovviamente è una palette sui toni del rosa. Ci sono alcuni ombretti satinati o comunque brillantinati e altri opachi, quindi sicuramente anche questa la proviamo oggi. Poi una cipria in polvere libera, ho scelto questa qui di Chica Chico, questo è il brand, è una cipria opacizzante ed è una cipria rosa, non so se riuscite a vedere, però anche questa la proviamo dopo. Poi come illuminanti ho scelto questi due, uno è un illuminante in gel che ho provato prima, però è più che un illuminante, mi sembra di andare ad applicare sulla pelle un gel che lascia poi dei brillantini, quindi questo in realtà è più che utilizzarlo come illuminante, secondo me è più carino utilizzato proprio come brillantini da mettere sul corpo per qualche occasione particolare, perché come illuminante mi sembra un po' troppo eccessivo con tutti questi glitter. Comunque ha un profumo davvero molto molto buono di frutta, un profumo fruttato. E poi l'altro illuminante che ho scelto invece è questo qua, più che altro questo l'ho scelto per la confezione carinissima con questo musetto, dentro c'è una spugnetta deliziosa con il fiocchettino e sotto ovviamente c'è l'illuminante che proviamo dopo. Poi ho voluto prendere un eyeliner, un classico eyeliner in penna, con questi mi trovo molto bene, un eyeliner nero, e dopo usiamo anche lui. E poi ho preso un illuminante di questo brand, in realtà ho sentito parlare molto bene di questa linea, quindi quando l'ho vista sul sito subito ho voluto provarla. Questo è l'illuminante, in realtà all'interno ci sono tre illuminanti di tre colorazioni diverse, dalla più chiara alla più scura. E poi c'è la palettina, chiamiamola così, di bronzer, vediamo se riesco ad aprirlo, ok, e anche qua dalla tonalità più scura, più chiara, andando via via a quella più scura. Anche questi due li proviamo oggi. Poi ho preso questo gelatino, ma in realtà è una tinta labbra, e questa, ci ho messo un attimo a capire come si aprisse in realtà, perché all'inizio sbagliavo, poi ho capito che bisognava svitare. Questo è una tinta labbra molto cremosa, sempre sui toni del rosso. Oggi comunque proviamo l'altra di Moschino, nei prossimi giorni
comunque nei prossimi video vi farò vedere anche questa, l'effetto di questo. E questi sono i prodotti che ho selezionato per il make up di oggi. Ovviamente devo aggiungere qualcosina perché non c'è tutto, ad esempio la matita per le sopracciglia o il mascara, però tutte queste cose le proviamo, quindi adesso torniamo in bagno. Mi sono messa qui in studio, ho preparato lo specchio e la mia postazione così posso iniziare a truccarmi. Ovviamente adesso mando tutto in velocità perché non voglio annoiarvi. Si è completamente scaricata la batteria e quindi ho saltato la parte degli occhi. Sono già andata a truccare, dopo ve ne parlo. Comunque prima vado a scaldare un po' l'incarnato con il bronzer. Vado a mettere un pochettino di blush, che non ce l'ho, quindi utilizzo uno dei miei, l'illuminante, il rossetto liquido e poi vi dico le mie prime impressioni. Questo è il risultato. Devo dire che nel complesso il trucco mi piace. Ho fatto anche un trucco occhi sul rosa che di solito non utilizzo mai, quindi partiamo proprio dalla palette. Quando ho applicato il colore opaco, ovvero questo che vedete alla fine dell'occhio, ovvero questo qua, anzi ho utilizzato sia questo che questi due mischiati, colore super scrivente come vedete, mentre invece questo colore che sembra super wow dalla palette, se vado a prelevarlo con il dito non prendo praticamente niente se non qualche glitter. Infatti i colori opachi mi sono piaciuti molto, mentre quelli satinati poco scriventi. Poi fondotinta ha un finish molto molto leggero, se avete grosse imperfezioni da coprire sicuramente non va bene per voi. La cipria sì, niente di che, è una cipria rosa in polvere libera, però poi sul viso non mi ha dato colorazione, cioè praticamente poi era senza colore. Poi bronzer e illuminante mi hanno un po' deluso in realtà, sono poco scriventi. Ok che io voglio ottenere un effetto abbastanza leggero, però ho dovuto prelevare parecchio prodotto sia dall'illuminante ma soprattutto dal bronzer per farlo vedere poi sulla pelle, perché sono davvero poco pigmentati, cioè prendono poco prodotto o comunque sono poco scriventi. Peccato perché mi incuriosivano tanto, però non mi hanno convinto del tutto. Poi l'ultimo prodotto è questo sulle labbra, ultra opaco, e si asciuga all'istante, cioè in un secondo è già asciutto. Infatti mentre lo stavo applicando si era già praticamente asciugato e ho dato due passate, il colore comunque è bello pieno, al momento non sento le labbra secche, vediamo poi nel corso delle ore. E anche il colore mi piace, perfetto poi per le feste, per il Natale, secondo me questo è un colore che sta molto bene. Detto questo, si è fatto tardi, quindi non riesco più a registrare il video, quindi porto giù a fare una passeggiata qui davanti a casa, 10 minuti, un quarto d'ora, poi quando torno vi faccio vedere le cosine che ho preso ieri. Siamo tornate dalla passeggiata, ovviamente non sono uscita in pigiama ma mi sono cambiata, ho messo i leggings, e adesso che sono tornata qui in casa, quando sono in casa non riesco a stare con le scarpe. Fatemi sapere se anche voi siete così. A me piace stare scalza, cioè senza niente, senza ciabatte, senza scarpe, a piedi nudi. Oppure, vabbè, le ciabatte a volte quelle le metto, però se proprio devo scegliere, adoro stare scalza. E quando arriva il freddo mi piace avere la doppia calza, quindi la classica calza di cotone, poi sopra un calzettone bello pesante. E infatti ieri ho preso un po' di calzine per questa stagione che adesso vi faccio vedere. Questo è il mood quando arriva l'inverno qui a casa. Fatemi sapere se anche voi siete come me. Io adoro avere i piedi belli al caldo, però mi piace stare scalza, quindi per forza la doppia calza. Queste sono di H&M, le avevo prese l'anno scorso nel periodo natalizio, infatti c'è il fiocco di neve. Comunque ho preparato la location, così adesso vi appoggio qui e vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso da H&M, Primark e Zara. Parto da Primark, tra l'altro sto notando che il rossetto è ancora perfettamente intatto. Comunque, da Primark cosa ho preso? Ho trovato queste cuffie,
Adesso le apro. Sono delle cuffie Bluetooth. Quando mi metto al PC ad editare video, devo editarli per forza con le cuffiette. Non riesco ad editarli senza avere gli auricolari o comunque delle cuffie. E quindi ho voluto provare a prendere queste qua perché innanzitutto sono rose, sono troppo belle e poi sono senza filo, quindi se funzionano bene ho fatto un bel acquisto, le ho pagate 14 euro. Ed eccole qui, sono belle, piccole, compatte, rosa cipria, completamente opache, sono belle piccoline, leggere. E adesso che le ho messe sento tutto ovattato, la mia voce la sento molto molto ovattata. E ovviamente nella scatola c'erano anche questi due fili, uno nero per ricaricare le cuffiette e quindi utilizzarle così senza fili, cosa che io vorrò fare subito, e poi il cavo rosa che si abbina perfettamente con le cuffiette per utilizzarle col classico filo. Sono andata a recuperare le forbici perché dopo mi servono per farvi vedere le calze. Comunque prima vi faccio vedere il pigiama, che è lo stesso di stamattina, o meglio è la stessa linea ma in fantasia diversa. Quando ho preso un mesetto fa il pigiama che avete visto stamattina, mi sono follemente innamorata appena l'ho poi utilizzato a casa, perché tiene caldo però non è troppo pesante, è bello comodo ed è fatto proprio bene. L'ho pagato pochissimo perché l'ho pagato soltanto 15 euro. Quindi quando sono tornata ieri ho visto questo modello della stessa linea ma ovviamente di fantasia diversa, l'ho preso subito. E ho scelto questo che era l'unica fantasia che ho trovato, perché ad esempio quello che avevo preso con i cuoricini ieri non c'era. Comunque è fatto così, è blu con tutte le stelline bianche. La cosa che mi piace molto di questo pigiama è che è bello stretto, specialmente il pantalone tipo leggings, e alla caviglia è stretto perché c'è l'elastico. Ultimamente preferisco i pigiamini, quelli un pochettino più aderenti. Ho preso la taglia più piccola che è la XS, però non è aderente, cioè il pantalone sì è bello stretto però comunque resta un pochettino morbido, e la stessa cosa vale per la maglietta. Tutto il completo l'ho pagato 15 euro, prezzo fantastico. Poi ho preso i calzettoni, come vi dicevo prima, super super fashion, sono super super morbide, tutte così belle pelusciose. Un paio è a righe bianche e grigie, mentre l'altro invece è tutto grigio con questi fiorellini disegnati. Io adoro utilizzare queste calze in casa con i pigiami. E poi l'altro modello è questo, che tra l'altro secondo me sono bellissimi anche come idea regalo, se volete fare giusto un pensierino, cioè io li apprezzerei tantissimo. E anche queste mi piacciono molto, un paio tutte rosa e un paio tutte grigie, e la particolarità che hanno e che mi piace molto è la stellina qui dietro. Anche queste si vede, cioè si sente che tengono tanto caldo. Anche da H&M ho preso delle calze pesanti, ebbene sì. Allora, come prima cosa, no, vi faccio vedere i fantasmini. Ho preso questi qua, sono tre paia, uno tutto grigio, uno bianco con le stelline nere e uno nero con le stelline bianche. Mi piaceva la fantasia, questi li metto con le scarpe da ginnastica. E poi ho preso un altro paio di calzettoni belli pesanti, e sono questi, belli morbidi anche loro. E questi sono molto più alti rispetto ai modelli precedenti. Li ho scelti rosa ma c'erano anche grigi. Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare tutte queste calzettine qui a casa. Poi ho preso questa felpa, sempre per stare in casa, di Topolino. Infatti vedete che qua c'è Mickey Mouse. E questa l'ho pagata 25 euro, l'ho presa in taglia S. In realtà volevo prendere la XS, però non c'era di questo modello, a me piaceva questo, quindi alla fine ho preso la S, tanto la utilizzo qui a casa, quindi va bene lo stesso. Ho finito di farvi vedere tutte le cosine che ho preso ieri, adesso scendo e vado a preparare la cena. Stasera il menù offre spaghetti alle vongole. Abbiamo trovato le vongole fresche ieri al supermercato, già pronte, quindi le abbiamo prese, anche perché erano in offerta, e stasera le facciamo subito perché ci piacciono tantissimo. Dopo magari vi metto la foto del piatto finale, come è uscito. E dopo avervi fatto vedere la nostra cena di stasera, direi di chiudere qui il vlog perché ho delle clip che sono lunghissime, quindi spero di non aver fatto un video iper lungo e di conseguenza spero di non avervi annoiate. Vi mando un grosso bacione, se il video vi è piaciuto spolliciate e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ciao!